Il ritorno del lupo nel Salento può essere ancora compatibile con l'uomo e la sua attività? È la domanda a cui ha provato a rispondere la decennale ricerca portata avanti dalla provincia di Lecce e da Parchi Naturali della Rete Natura 2000, con la guida del biologo di fauna selvatica Giacomo Marzano. Presidente, il messaggio da lanciare è proprio quello, cioè si può convivere col lupo. Beh, il messaggio è quello, si può convivere con il lupo, va gestito e va organizzata la mappatura della presenza, è una presenza positiva, ripeto, e va chiaramente costruita un'azione di programmazione sia per eventuali rimborsi ai danneggiamenti delle greggi o comunque la costruzione di un insieme di iniziative sul territorio, a partire dalla possibilità di costruire recinti che non, diciamo, vengano oltrepassati dal lupo, ma è una grande risorsa, con il lupo ci dobbiamo convivere. Ora, oggi riportiamo i risultati di tanti anni di attività, un'attività che ha visto il coinvolgimento di istituzioni, associazioni e di tante tante persone e in questi anni abbiamo cercato di capire come mai il lupo sia riuscito, tornando nel Salento e trovando dopo un secolo dall'estinzione, un ambiente così modificato, così antropizzato, come si è riuscito ad affermarsi. E ci è riuscito perché è una specie incredibilmente adattabile che ha subito utilizzato a suo vantaggio quelle che potevano apparire in un primo tempo delle criticità.